Ciao a tutti, nuovo video, oggi video letture marzo 2019. Vediamo quali sono i libri che ho letto in questo mese, di alcuni vi ho già parlato nel book haul, di altri li ho approfonditi nell'ultimo video sulla letteratura italiana. Partiamo subito. Iniziamo con uno dei libri più importanti di questo 2019, un'uscita internazionale molto 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 importante, ovvero Cat Person di Kristen Rupenian per Einaudi Stile Libero, la raccolta di racconti più chiacchierata degli ultimi anni, raccolta che deriva dal racconto omonimo Cat Person pubblicato l'anno scorso sul New Yorker, il racconto più cliccato della storia del New Yorker, ma questo lo saprete di sicuro perché lo avrete sentito ovunque. Parliamo invece di com'è questa raccolta di racconti. Bellissima, clamorosamente bella, io direi. Rispetto a tutti gli ultimi casi letterari di scrittrici giovani americane che sono usciti negli ultimi anni, quindi mi riferisco alle ragazze di Emma Klein, a Parliamo di amici di Sally Rooney, che io avevo detestato. Con Cat Person invece siamo su livelli di letteratura decisamente superiori. Oltre al racconto omonimo, molto letto, molto chiacchierato, di cui ovviamente tutti hanno una propria opinione, che io ritengo essere un racconto fondamentale di questi ultimi anni e che è riuscito a parlare di relazioni e di sbilanciamento tra i due sessi in modo, secondo me, innovativo, oltre ad essere scritto benissimo, la raccolta è decisamente superiore rispetto al singolo racconto Cat Person, perché Kristen Rupenian è un'autrice che si rivela essere in questo volume estremamente eclettica. Tutti i racconti hanno una loro unicità, una loro particolarità, nonostante ci sia una costante che è lo stile della Rupenian, già riconoscibile al suo esordio e che riesce a mischiare molto bene quelle che sono delle situazioni metropolitane, urbane, di relazioni tra persone, con un taglio, direi, tra il grottesco e l'horror. Un horror non inteso come il racconto di genere orrorifico, ma quella sfumatura che cerca in ogni aspetto della vita, in ogni dettaglio della narrazione, il lato più oscuro, anche più disgustoso a volte, ma sicuramente più efficace e più realistico. Ci sono dei racconti estremamente simbolici, onirici anche a tratti, altri invece molto più attaccati alla realtà di tutti i giorni. Quelli che mi hanno sorpreso di più sono Sardine e Il Bravo Ragazzo. Il Bravo Ragazzo io lo trovo un racconto, uno dei migliori racconti degli ultimi anni, assolutamente. Ci sono almeno due racconti in cui il protagonista è un uomo e la Rupenian dimostra di essere una delle migliori scrittrici donne a scrivere personaggi maschili credibili. Come è ovvio che sia raccontare un protagonista che del sesso opposto è estremamente difficile, sempre, anche per i grandi scrittori. Ma la Rupenian in questi racconti, secondo me, supera di gran lunga tutte le sue colleghe. Il Bravo Ragazzo, che è forse il racconto più lungo, sono una sessantina di pagine, se fossimo nel cinema potremmo definirlo un mediometraggio, fondamentalmente una sorta di romanzo di formazione in breve, in miniatura, che racconta benissimo quella che è la situazione del maschio in questo momento storico. E la Rupenian riesce ad inserire in una raccolta che sviscera benissimo tematiche come il femminismo, la disparità di genere, l'asimmetria nei rapporti sociali e quindi tutte tematiche che prevalentemente vanno a colpire le donne, alterna questi racconti con, per l'appunto, una storia come Il Bravo Ragazzo che chiude il cerchio andando a completare quella che può essere una mancanza in una raccolta solamente al femminile. In più la bravura tecnica della Rupenian è assoluta, riesce a rendere facile, a far sembrare semplice quello che scrive quando non lo è per niente. Se questo è l'inizio, è il biglietto da visita della Rupenian, io ho delle aspettative
enormi per il suo futuro romanzo. Romanzo che auspicabilmente sta scrivendo e che spero uscirà nei prossimi anni, ma da questa giovane scrittrice non possiamo che aspettarci capolavori. Vediamo invece adesso uno scrittore che di capolavori ne ha già scritti, è un maestro della letteratura italiana, Antonio Moresco, L'addio per Giunti, romanzo uscito qualche anno fa che era stato finalista allo Strega. Moresco era reduce dalla scrittura, dalla conclusione della sua trilogia dell'Increato e decide di scrivere un romanzo molto particolare. Prende gli stilemi del noir classico e anche un po' dell'hardboiled con un protagonista che è un poliziotto, lo cala però in un contesto totalmente irreale, metafisico, perché questo sbirro, come lo chiama lui, è morto, vive nel regno dei morti ed esercita la sua professione nella città dei morti. In questa città dei morti succede qualcosa di particolare, sta succedendo qualcosa di particolare, i bambini hanno iniziato a cantare in coro e il protagonista dovrà quindi passare dalla città dei morti alla città dei vivi, da dove lui proviene, dove lui è morto, per scoprire cosa sta succedendo e per evitare un massacro di vittime innocenti. Ora, non vi aspettate però che questo sia un noir e che questo romanzo segua le regole del noir, perché Moresco non scrive libri noir e non vuole scriverli. È un romanzo, da questo punto di vista, totalmente postmoderno. Non segue nessun tipo di regola e soprattutto non ha un intreccio canonico. Non ha dei momenti da scaletta, non segue uno schema. Moresco, infatti, fa vagare il suo personaggio e alterna lunghe sequenze di azione, azione pirotecnica, spettacolare, che mi hanno ricordato alcune sequenze di Matrix delle sorelle Wachowski, da quanto sono, per quanto sono irreali da una parte e che strizzano l'occhio a quelli che sono i film di arti marziali asiatici. Alterna quindi queste sequenze d'azione con altre molto più riflessive, pacate, in cui il protagonista si interroga su questa dicotomia tra vita e morte. Tra essere e non essere, quindi potremmo dire. Una divisione anche tra bene e male che però non è assoluta, ma totalmente relativa. Ed è per questo che mi ha ricordato molto le narrazioni asiatiche, in cui il bianco e il nero si mescolano, non sono due entità diverse. Il mondo dei vivi e il mondo dei morti, che inizialmente sono separati, sono due entità totalmente divise, vanno a incrociarsi, a mescolarsi e probabilmente diventano un'unica cosa. È un romanzo che io ho adorato, come adoro qualsiasi cosa sia scritta da Moresco. Se non avete mai letto niente di suo, potrebbe essere un buon modo per approcciarlo, per approcciarsi alla sua prosa, perché è comunque un romanzo che si fa leggere, molto fluido, d'azione. Non c'è la prosa vertiginosa e labirintica degli Esordi o I Canti del Caos, due romanzoni di Moresco. È un romanzo molto più agile, molto più snello, con una scrittura asciutta e veloce, che potrebbe essere un buon punto d'inizio per chi non conosce questo grande scrittore italiano. Sempre di grandi scrittori italiani parliamo, Walter Siti. Bontà e Einaudi Stile Libero. Non è proprio un romanzo, è un racconto lungo, potremmo chiamarlo così. È un racconto lungo che Siti decide di scrivere partendo per l'appunto dal titolo, dalla parola del titolo, quindi dal concetto di bontà. Il protagonista si chiama Ugo, un uomo in là con gli anni che lavora nell'editoria, ha lavorato tutta la vita nell'editoria, è un poeta mancato, quindi un artista mancato, che però ha trovato nel pubblicare gli altri, nel produrre e nel lavorare nell'editoria le sue soddisfazioni. È un uomo riconosciuto da tutti e importante nel suo ambiente, ma che sta affrontando un periodo molto complicato della sua vita. Il suo corpo sta invecchiando e lui non sopporta questa cosa. È quindi in piena, potremmo dire, depressione. Decide con molta lucidità da questo punto di vista di suicidarsi, di organizzare il proprio suicidio. Ma non avendo il coraggio di farlo da solo, decide di organizzare il proprio suicidio per procura. Architetta quindi un piano molto articolato, dovrà portarlo alla morte. Siti, con questo racconto, questo romanzo breve, disegna anche quello che è il mondo editoriale italiano. Ci sono tantissime strizzate d'occhio, cita tantissimi nomi di scrittori.
di editor, case editrici. Racconta molto bene il mondo delle redazioni ed è una gran bella riflessione sul tempo che passa, sulle aspettative mancate, sui rimpianti. C'è una forte ironia. E poi c'è la scrittura di Siti, la prosa di questo maestro. In questo video lettura mi sentirete usare la parola maestro almeno ancora un'altra volta, perché ho letto almeno tre maestri della narrativa italiana contemporanea questo mese e sono contento di aver recuperato questi autori che già conoscevo, ma che è bene e giusto approfondire. Bontà di Siti era stato inserito nella top 10 delle classifiche di qualità dell'indiscreto dell'ultima edizione, e devo dire che ci sta benissimo perché è un'uscita molto interessante e utile per approfondire uno scrittore italiano di sicuro livello. Poi due romanzi di cui non vi parlo qui perché ne ho già parlato abbondantemente nell'ultimo video sulla narrativa italiana che vi lascio giù in descrizione se non l'avete visto, mi raccomando: Benevolenza Cosmica di Fabio Baccà e La straniera di Claudia Durastanti, Adelphi e la nave di Teseo. Questo, come vi ho ripetuto almeno 3-4 volte, è per me il miglior romanzo italiano uscito nel 2019, un esordio per Adelphi, l'eccezionalità del caso, assolutamente, una commedia brillante, intelligente, scritta in modo letterario molto alto, molto alta la prosa di Baccà, una riflessione su quello che ci succede, su come affrontiamo la vita, su quanto servano anche le sfighe, le delusioni, i dolori per apprezzare le cose positive della vita e quindi i doni in questo caso che ci regala. E quindi assolutamente consigliatissimo, come sempre. La straniera di Claudio Durastanti, un'autofiction fresca, interessante, ambientata tra New York, l'Italia e Londra, finalista al premio Strega. Spero che abbia qualche possibilità di arrivare in cinquina perché se lo meriterebbe. Molto interessante la struttura, la scelta degli eventi autobiografici da raccontare, la lingua, insomma, anche questo consigliato. Arriviamo adesso a un altro romanzo che ho letto questo mese, mi è stato gentilmente donato da Edizioni Anfora, Anna Edesh di Dezzo Kostolany. Avrò azzeccato almeno una lettera, spero, di questo nome. Considerato un capolavoro della letteratura ungherese, siamo nel primo dopoguerra, a Budapest, un'Ungheria diciamo in una situazione molto particolare, politicamente instabile, ideologicamente divisa. Una famiglia borghese decide di assumere una cameriera, Anna per l'appunto, la protagonista, sotto consiglio del portiere del palazzo, una ragazza taciturna, riservata, molto sulle sue, una figura quindi anche un po' misteriosa. Inizialmente il romanzo ci mette un po' a entrare nel vivo della vicenda, anche se non lo considero un inizio lento, ma un inizio che serve per creare un contesto a questa narrazione. È un romanzo che crea molto bene il contesto, perché nonostante la vicenda sia una vicenda idealmente senza un vero tempo, che può accadere in qualsiasi epoca, Kostolany vuole raccontare l'Ungheria di quel tempo e vuole raccontare il perché una determinata vicenda di questo tipo sia avvenuta proprio a Budapest in quel periodo. Ed è per questo che molti capitoli si aprono con delle panoramiche della città, anche con dei fatti di cronaca, con degli eventi riportati per dare al lettore un contesto. La vicenda invece è una vicenda molto semplice: è l'ingresso in questa casa di Anna, che riceve l'attenzione di un membro della famiglia dove lavora, ma è soprattutto la riflessione sulla sua condizione di essere, diciamo, a servizio di queste persone, che fanno scattare in lei qualcosa, un meccanismo anche violento, una violenza però che non è ingiustificata, ma che ha un climax ascendente ben preciso e costante, lineare, potremmo dire. C'è quindi una violenza nascosta tra le righe che è sia al di fuori della casa, nella Budapest del tempo, una sorta di elettricità nell'aria che Anna, un animo tranquillo, sereno, probabilmente assorbe, e quando viene per l'ennesima volta delusa dalla vita, reagisce e reagisce nel modo in cui la società le ha insegnato ad agire. Quindi
c'è una fortissima critica sociale di Costolani in questo romanzo, che è un romanzo di classe e di lotta di classe. Il mio secondo approccio alla letteratura ungherese dopo Magda Szabó mi è piaciuto, lo consiglio, lo consiglio soprattutto a chi legge e apprezza molto i classici. Altro romanzo che mi è stato inviato dall'editore, questa volta è Neri Pozza, Le sette morti di Evelyn Hardcastle, di Stuart Tarton. Se ne è parlato tanto, si è parlato della polemica intorno alla promozione di questo libro, ma si è parlato poco del libro in sé. Parliamo di Le sette morti di Evelyn Hardcastle. Non vi ripeto la trama, la sapete benissimo, questa sorta di Cluedo che incontra il giorno della marmotta, in cui il protagonista tutti i giorni deve impedire l'omicidio di Evelyn Hardcastle per riuscire a tornare a casa, per riuscire a uscire dalla residenza degli Hardcastle dove è tenuto prigioniero, e ogni giorno vivrà questa giornata nel corpo di uno degli invitati a Black Hill House. È un romanzo di genere, quindi non bisogna aspettarsi la stessa attenzione per lo stile e per la prosa che solitamente c'è in un'opera di narrativa. È un romanzo poi che ha una trama molto intricata, che ha una struttura, una gabbia molto precisa e che quindi lascia poco talento autoriale. È un romanzo calcolato e in questo per me e per quanto mi riguarda, per quello che sono i miei gusti, molto freddo, che mi ha lasciato in molti punti indifferente, nonostante i protagonisti, i personaggi siano ben raccontati, ben caratterizzati, approfonditi, nonostante la struttura sia interessante. Infatti, secondo me, le prime 200 pagine sono a un certo punto, per quanto mi riguarda, l'ho trovato un po' macchinoso, non aveva più la stessa fluidità, ma soprattutto mi è mancato quel guizzo nello stile che mi ammaliasse e mi portasse avanti. Capisco però che le aspettative che ho io per quanto riguarda i miei gusti sono totalmente diverse da chi legge solitamente romanzi di genere, che basano la loro struttura sulla trama. Io solitamente invece prediligo romanzi che la trama non ce l'hanno, e quindi per questo l'ho apprezzato. È un ottimo romanzo da ombrellone, secondo me, o da club del libro. Ci sono i colpi di scena, ci sono gli intrighi, i segreti, i misteri. Tuttavia, però, non è quello che io personalmente chiedo a un romanzo quando lo leggo. Quindi, secondo me, un buon prodotto, ben scritto, ben confezionato, ma nulla di entusiasmante. Altro romanzo che mi è stato inviato dalle case editrici, Edizioni O mi ha mandato Arenaria di Paolo Teobaldi, che era il candidato al premio Strega di Edizioni O. Me lo ha mandato per questo motivo. Che cos'è Arenaria? Non è un vero e proprio romanzo, è, potremmo dire, una raccolta di racconti, storie più che altro, ambientato sul Monte Conero, quindi sulla riviera adriatica, delle storie rurali, di paese, delle storie in cui i veri protagonisti sono gli elementi della terra, e quindi la natura circostante, anche incontaminate in alcuni momenti. Sembrano delle storie che un nonno può raccontare al proprio nipote. Delle storie che cercano di tramandare una certa cultura popolare, che cercano di tramandare delle tradizioni. Sono scritte anche con una lingua particolare, asciutta, che ricerca anche un po' la poesia popolare, molto descrittiva, molto evocativa. Tuttavia, però, ho faticato a comprendere il disegno complessivo, le ho trovate molto slegate, separate una dall'altra e fin troppo intrise di una retorica della campagna o comunque della montagna in questo caso, che io personalmente fatico a digerire. Le ho trovate anche un po' paternalistiche nello sguardo, una nostalgia per i tempi passati che da ventenne fatico a comprendere, fatico a giustificare. Insomma, è un libro vecchio. Ha una concezione di narrativa assolutamente vecchia, che in un contesto letterario direi molto vivo e dinamico come quello italiano in questo momento, trovo un po' fuori posto, senza una reale direzione e secondo me anche senza un reale target, senza un reale pubblico di riferimento. Arriviamo invece a un romanzo che mi è piaciuto tantissimo, di uno scrittore, Edoardo Albinati,
E questo è il terzo, come vi dicevo prima, maestro della narrativa italiana contemporanea, Cuori fanatici, sottotitolo Amore e ragione per Rizzoli. È un'uscita che ho visto poco in giro su internet, me ne dispiaccio perché secondo me è un romanzo che merita tantissimo. Andiamo con ordine. Edoardo Albinati, premio Strega con la Scuola Cattolica. Torna a raccontare un periodo che non è l'attualità, ma ambienta questo romanzo negli anni 80, gli anni di piombo. Racconta questo romanzo, come vi dicevo nel book haul, seguendo la scia, forse involontariamente o forse con cognizione di causa, di quella che è la nuova narrativa contemporanea, ovvero un'assenza reale di trama. Ma una storia che viene portata avanti dai personaggi in cui i protagonisti non sono mai realmente tali, ma diventano protagonisti attraverso le interazioni con i personaggi secondari. Questo è dimostrato anche da uno schemino tracciato a mano dallo stesso Albinati, in cui vengono citati tutti i personaggi di questo romanzo, sono diversi, sono veramente tanti. Tutti però riconducibili a due protagonisti che sono Nico e Nanni, due personaggi, due uomini di estrazione borghese che diventano quindi fulcro della narrazione, ma come vi dicevo prima non sono mai realmente loro i protagonisti, ma servono ad Albinati e al lettore per entrare in contatto con le storie degli altri personaggi che gravitano intorno. Siamo negli anni di piombo, ma l'idea di Albinati non è quella di raccontare gli anni della contestazione giovanile, della controcultura, ma quella di raccontare la società italiana, la Roma del tempo, attraverso scene di vita quotidiana, attraverso interazioni semplici tra persone che vivono la propria vita in un periodo che per loro è normale, ma che è stato decisivo per il futuro dell'Italia e anche per quello che è l'Italia adesso. Quando si leggono dei romanzi ambientati nel passato, in un'epoca passata, l'idea è sempre quella di contestualizzarli all'epoca in cui sono stati pubblicati. E quindi, se Albinati racconta gli anni 80, è perché ha trovato negli anni 80 le cause di quelle che poi sono diventate conseguenze negli anni attuali. Oltre a questo, oltre a una struttura molto interessante di incastri tra le storie e soprattutto tra i personaggi collegati ognuno da un link diverso, c'è la scrittura di Albinati, una prosa meravigliosa. Albinati padroneggia la parola in maniera incredibile. Leggere questo romanzo è una lezione di scrittura, è molto più utile Cuori fanatici di qualsiasi manuale di scrittura creativa. Ci sono anche dei giochi tecnici proprio di scrittura che io ho trovato incredibili, molto godibili, ma anche particolarmente difficili. Insomma, se volessi fare un paragone, leggere un libro di Edoardo Albinati è come guardare una partita di calcio in cui sta giocando Cristiano Ronaldo. Riesci a vedere il massimo di quello che è l'espressione artistica, in questo caso e sportiva in quello. Quindi assolutamente consigliato anche questo. Penultimo romanzo di cui parliamo, Astenersi a Stemi di Elena Marienske. Ho sbagliato sicuramente la pronuncia di questa autrice francese, pubblicata da Edizioni Clichy, che mi ha gentilmente inviato questa copia. La narrativa contemporanea francese mi sorprende sempre perché riesce a tirare fuori dei romanzi folli, ogni volta più folli. Qui siamo proprio di fronte alla follia vera. La protagonista Clarisse è una psicanalista specializzata in dipendenze, che decide di creare un gruppo di ascolto molto particolare in cui tutti i suoi pazienti che soffrono di dipendenze diverse vengono riuniti e la sua idea è quella che confrontandosi si possano aiutare tutti insieme per risolvere i problemi l'uno dell'altro. Invece la conseguenza sarà che il gruppo diventerà una sorta di banda e invece di risolvere i propri problemi si creerà un meccanismo di polidipendenza, in cui ognuno acquisirà, oltre alla propria dipendenza, anche le dipendenze degli altri e quindi i vizi degli altri. E intanto è un romanzo spassosissimo, è una commedia con
con quel gusto francese della commedia, molto divertente, molto sarcastica, con una scrittura affilata, tagliente, diretta, senza troppi fronzoli, e che basa tutta la sua potenza sui personaggi. In questo caso i personaggi sono uno più particolare ed eccentrico dell'altro, ognuno con una dipendenza diversa. C'è la fashion addicted affetta da acquisto compulsivo, c'è un prete eroinomane, sosia di Papa Francesco, c'è un professore universitario che gioca d'azzardo, insomma, personaggi estremi raccontati benissimo in un romanzo in cui girando ogni pagina non sai che cosa puoi aspettarti, può succedere veramente di tutto. Un romanzo che consiglio assolutamente, soprattutto se volete leggere qualcosa di divertente, cinico, politicamente scorretto e totalmente inedito. Ultimo libro di cui vi parlo, il video sarà venuto come sempre lunghissimo, Intuizioni di Alexandra Kliman per Black Coffee Edizioni. Di Alexandra Kliman vi ho già parlato tantissime volte. Il corpo che vuoi, il suo romanzo d'esordio, è diventato uno dei miei romanzi preferiti. L'ho inserito nella top 10, è uno dei migliori romanzi americani degli ultimi anni. Ero molto curioso di leggere i suoi racconti. Questi sono i racconti che aveva pubblicato precedentemente al suo romanzo. È la classica raccolta, diciamo, di assemblaggio. Questi sono racconti che lei aveva pubblicato sulle varie riviste letterarie americane. Questo è il cursus honorum, degli scrittori, dei giovani scrittori statunitensi, che prima si fanno le ossa con dei racconti brevi pubblicati su piccole riviste o anche meno piccole riviste, che poi, se meritano, vengono raccolti e pubblicati per poi arrivare al romanzo. Non vi nascondo che mi aspettavo di più da questa raccolta, le mie aspettative erano altissime dopo aver amato Il corpo che vuoi. Ho ritrovato in diversi racconti, lo stesso sguardo sulla società americana che avevo amato nel romanzo della Kliman. La Kliman è sicuramente una scrittrice di assoluto livello che mi interessa tantissimo seguire. Aspetto con ansia un suo futuro lavoro, un suo futuro romanzo. Trovo che sia molto più efficace nella forma lunga piuttosto che in quella breve. Trovo questi racconti un po' deboli nella struttura, nonostante la Kliman abbia sempre delle ottime idee. La Kliman sa raccontare molto bene il disagio, soprattutto emotivo. Mi ha un po' deluso questa raccolta. Se non avete letto niente della Kliman, assolutamente vi consiglio Il corpo che vuoi. Per i completisti e per chi, come me, era orfano da quella scrittura tagliente e che non guarda in faccia nessuno, è da recuperare, ma senza avere aspettative troppo alte. Bene, il video finisce qua. Come sempre, qui sotto trovate in descrizione la lista dei libri di cui ho parlato con i relativi link Amazon. Se comprate da quei link, una piccolissima percentuale arriva a me. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se avete letto questi libri o comunque che cosa, ne pensate. Noi ci vediamo al prossimo video.